Insomma, sta arrivando la primavera, arriva la primavera, si stanno un po' allungando le giornate, dimmi almeno quello. Tra un po' arriva di tutto, arriva di tutto, ma la cosa più bella è che se ne va via Aldo Rock. Ma ancora deve arrivare Aldo Rock. No, arriva la primavera, lei non bussa, lei entra sicura. Buongiorno uomo! Buongiorno! Ti vedo particolarmente di buon umore questa mattina. Beh, e questo mi rende felice. Sì, perché bisogna reagire. Siamo entrati nell'anno del serpente, no? E succede di tutto, è già successo di tutto, avete visto? No? No, è inutile parlarne. Su ogni livello, su ogni in tutti i livelli, l'anno del serpente. E bisogna affrontarlo veramente, col sorriso sulle labbra. Bravo. Perché la vita è questa, la vita è andare avanti, e continuare a pedalare. Anche senza sella, andate avanti. Il bello che ha detto, lo dico per chi sta ascoltando la radio, con la sella senza la bici. Sì, perché che uomo è venuto in radio questa mattina soltanto con la sella. Io lo so perché sei venuto con quella sella, perché tu speri che io ti dia la mia. No. Io ti do una sella a te, tu mi dai una sella a me. Lui mi ha detto: guarda, hai una bellissima sella in ufficio, uomo. Se me la presti te la ammorbidisco. Sì, lui ha una. No, veramente ha la sella, diciamo, l'ultima generazione, no? In titanio, sempre con cuoio, questo è cuoio spagnolo, questo è cuoio, ma il culo in cuoio spagnolo, lui, no, come si dice, è concia spagnola, però è costruita in Inghilterra, chiodi di rame, lui ne ha una perfetta, ma io non la cambio, sai perché? Perché uomo? Perché ve l'ho sempre detto, guarda una vecchia sella, guarda le sue ferite, i traguardi, i suoi tagli, tutta la fatica, tutto il dolore. Guarda una vecchia sella, quando guardi e invidi i giovani. Hemingway. Senti, lasciami 30 secondi per rispiegare una cosa che ho detto venerdì scorso e che ha sollevato un piccolo polverone, nel senso che sta partendo questo talent per appassionati di triathlon. Non si canta, non si balla, è legato allo sport. Si diventa triatleti. Okay. Come funziona? Aspetta, allora, posso dire cosa fa un vero triatleta? Ve lo spiego. Allora, nuota, pedale, ci sono corre. 36 gradi fuori. Sì. Ok, la moglie o la mamma gli dice: senti triatleta, vai fuori in giardino e vai a tosare l'erba. E lui invece? Il triatleta dice: no, fa troppo caldo, non posso. Poi prende la bici e fa 150 km in bici. Questo è un vero triatleta. Ecco, se avete intenzione di diventare matti come Aldo Rock o come quelli veri, appunto c'è questo talent che si prefigge appunto di laureare, diciamo così, un gruppo di triatleti nuovi. Dovete essere chiaramente abituati già a fare almeno una delle tre discipline, perché quelli che stanno cercando, io faccio soltanto la portavoce, sono 6 atleti, 3 maschi e 3 femmine, che arrivino possibilmente uno dal nuoto, uno dalla corsa e uno dalla bicicletta. Quindi non devono, e questo bisogna non dovete essere triatleti. Okay. Se avete già fatto una gara di triathlon, non potete partecipare. Davvero? Si sa perché hai dei precedenti agonistici. E soprattutto non serve essere di bella presenza, vero? Però può aiutare. Quindi, e quindi per le ragazze può aiutare. E quindi alla fine solo per le ragazze. Scusate, alla fine verranno o i fortissimi in bicicletta o i fortissimi nel nuoto. No, anche perché poi c'è una giuria, esatto, che sceglierà i concorrenti. Secondo me il bello sarebbe trovare appunto gente normale che ha già praticato qualche sport, ma non dei super atleti. No, anche perché il fortissimo poi difficile che entri nel mondo del triathlon. Sì, cioè continua per la sua strada, capisci? Cerca di uno che ha 2:34 sulla maratona, esatto, a piedi. Dice continua. Com'è? Si mette a fare triathlon, ma non credo che sia questo il modo con il quale affrontarlo. Cosa state cercando? Ditemelo potabile. Delle persone normali. Hanno già fatto esperienze di sport nel nuoto, nel ciclismo o nella corsa, e che vogliono provare a mettere tutte quante insieme. 3 maschi e 3 femmine. C'è un percorso di 6 mesi di allenamento, dopodiché ci sarà una prova, cioè
cioè un triathlon a Sirmione, poi ce ne sarà un'altra a Cernobbio, il migliore verrà mandato a Barcellona a ottobre a partecipare a questo evento che è tra i più belli. E quei sei mesi di allenamento vengono filmati e appunto accompagnati da allenatori professionisti. C'è un allenatore? No, ce ne sono uno per ogni disciplina. Figata. È una cosa molto seria e anche molto divertente. Hanno già aderito finora 500 persone. Fantastico. 500 persone in una settimana. Sono un po' poche le donne, come sempre. Okay. Fai conto che la proporzione è 400 maschi e 100 femmine. Era lì a ballare lo zumba. Allora faccio una richiesta per avere più donne. Ricordatevi, voi siete la forza che non sapete di avere, ma siete forti. Vi aspettiamo. Ok. Allora, come si fa? C'è un sito e il sito si chiama 123, però ve l'ho già detto l'altra volta, però forse meglio come lo rispieghi, non 123 all'inglese, è un gioco di parole che significa uno per il triathlon, quindi è scritto one to tri, ok? One to, to non tvo. No. One to, to tri. Tri. Tu, tri, uno per il triathlon. E tri è scritto Trento, tri. Roma, Imola. Tri, come ve la dico? Oneto tri. Okay? Oneto tri. Allora, mi viene in mente una frase che io non l'avevo capito. One, two, three, no, magari qualcuno dice no, ma non faccio più in tempo, non ho più l'età, eccetera. Allora, vi dico quello che avrebbe detto Butch Cassidy a Sundance Kid. Non so se te lo ricordi il film. Io tutti i giorni lo ripeto. Lui a un certo punto, Butch, dice a Sundance, pensa, da bambino io volevo diventare un eroe, e Sundance gli dice no, ormai è troppo tardi. Bene, e mi guidi. Io da bambino volevo diventare un triatleta, non è mai troppo tardi, ce la puoi fare. Fantastico. E mi guidi, sì, non è mai troppo tardi, ma ho capito, ma comunque c'è sempre da correre tanto, e lui mi dice guarda la luna e pedala, uomo.